Sansovini, di partite lei ne ha giocate davvero tante, questa è stata più dura di altre, scendere in campo, no? È stata sicuramente la più triste, una partita che forse non andava giocata, perché quando muore una persona, soprattutto così vicina, ma neanche vicina, è una persona della squadra, come se fosse venuto a mancare un giocatore, un dirigente. Però le decisioni non le prendo io e quindi mi limito a fare il mio mestiere, che purtroppo oggi non è stato fatto nella migliore dei modi, perché abbiamo perso, non che abbiamo fatto una cattiva partita, anzi, però il risultato dice che il Pescara ha perso 2-1, anche se ha creato 100.000 volte più del Bari, però tant'è. Sansovini, lei è un padre di famiglia, un uomo molto attaccato a determinati valori, è stato bellissimo vedere tutto il Pescara intorno al figlio di Mancini. Ma certo, perché penso che chi soffrirà di più, oltre i familiari, sono i familiari diretti, la moglie che dovrà crescere i figli e i figli stessi, che sono abbastanza piccoli comunque. E poi il mister Francesco era una grandissima persona, una persona di grandi valori, una persona forte. Sarebbe stato un esempio eccezionale. Devono essere forti come è stato forte lui. Ci tenevamo enormemente a regalargli questa vittoria. Vorrà dire che se riusciremo a vincere il campionato, la dedica sarà sicuramente per lui. Credo che la differenza l'abbia fatta la finalizzazione, e quindi io per primo mi ci metto. E questo è il calcio, si sbagliano i gol, che siano facili, che siano difficili, e ci sono state tante partite e ce ne saranno tante che andranno per questo verso, dove una squadra domina e l'altra, facendo poco e niente, vince. Il Pescara si è fermato, delle squadre che si giocano la Serie A insieme a voi ha vinto solo il Verona, probabilmente questa è una buona notizia. Sì, diciamo che è una buona notizia, anche se comunque, ripeto, già detto precedentemente, noi dobbiamo sempre guardare in casa nostra, perché siamo noi che dobbiamo correre, poi se gli altri perdono i punti peggio per loro, però noi dobbiamo correre e dobbiamo ricominciare a fare le vittorie.